Audio gira? Perfetto, camera gira. Perfetto. Ancora volano farfalle, scena 58 prima. Tutti pronti? Silenzio, non metterti davanti alla luce. Azione. Accendi la sigaretta. Signori, questa è la merce. Prendere o lasciare. Stop. Chiedendo se sono il protagonista di questo film o l'autista del regista. Questo vi mando un caro saluto e lascio a voi il punto interrogativo da risolvere. Naturalmente venendo a vedere il film quando sarà finito. Esatto. Perché se al cinema mi accompagni te, si scoprirà che sei l'autista. Esatto. Giusto, è vero. Ah, vedi. Sei uno più del diavolo, questo Massi, è incredibile, sei uno più del diavolo. Ragazzi, buongiorno, siamo a Pesaro di nuovo, ormai mancano praticamente meno di no, 48 ore circa, dai, all'inizio delle riprese ufficiali di questo bellissimo progetto. Sono in ottima compagnia il professor Gino Sgreva. E, niente, non ha bisogno di presentazioni, quindi è un grande onore averlo non solo sul set, ma proprio in questa fase, diciamo ormai di warm-up che ci divide dalle riprese ufficiali. Grazie Gino di essere con noi, veramente grazie. Grazie davvero di cuore. Vabbè, niente, sono così, sono simpatici questi ragazzi. Buon pranzo, buona domenica ragazzi. Allora, cara Giorgia, mi ha parlato molto bene di te. Io sono con il regista, con la sceneggiatrice e ahimè anche con il protagonista. Ebbene sì. Ciao Giorgia. Ciao Gio. Siamo qua a fare cosa, Gio? A fare un cazzo. Troppo vicino, Gio va. Allontanati un po'. Tutti pronti, tutti pronti. Azione. Quella qualche mattina se gli girano ti butta in mezzo alla strada. Magari. Ma sei cretino? Ragazzi, siamo stanchissimi, però la prima giornata di set è andata. La nostra ciao a tutti, da rimanere tutto a voi studio. Allora, beato fra le donne oggi, siamo sul set di questo meraviglioso progetto che stiamo portando avanti con tanta fatica ma con tanto entusiasmo. Siamo in questa bellissima piazza, adesso girate assieme a me ragazzi, facciamo un 360, lì è tutto pronto per la prossima inquadratura, ci siamo tutti dentro, qui Video Village. Vi salutiamo, siamo molto felici di essere qui a Pesaro con un'amministrazione comunale meravigliosa. C'è una talpa, secondo me. Potete salutare ragazzi, dite grazie al produttore, un applauso al produttore, grande! Quanto, com'è andata stamattina? Bene, bene. Oh, grande, ora ci spostiamo, prima eravamo qua, vabbè non si vede, comunque eravamo a lungomare, la carovana è sempre lunga e alla guida c'è Christopher Nolan. E scortati come al solito da questi bravi ragazzi della polizia locale andiamo a fare un altro set in centro a Pesaro. Wow! Allora, centro a Pesaro, vediamo come ci scorta la polizia, dove dobbiamo andare. Ah, ok, seguiamo loro, andiamo avanti, dobbiamo andare in piazzetta Mosca, quindi vediamo dove ci portano. Eccoli là. Ale, siamo arrivati. Ecco qua, ecco qua, ecco qua, ecco qua. Aspetta, intanto entriamo lì. Dobbiamo entrare lì. Come stai, Anto? Bene. Siamo pronti? Anto, grazie. Come stai? Sto con lo schermo, si accende. Tanto stiamo aspettando Francis, quindi. Dai, forza. Sì, ma non lo devi toccare. Come stai, Giorgi? Tutto bene? Siamo benissimo. Oh, grande. Ti stai divertendo? Grandissimo. Bravissima, bravissima. È cominciata una nuova giornata, stiamo andando a Pesaro, fra 10 minuti. Scusa, perché mi dimentico che devi guidare. Qua. Ah, sei anche sbarbato, sei fatto la barba stamattina, oggi è una grande giornata allora, sei anche tagliato i capelli. Mamma mia, chi stai aspettando sul set? Nessuno. Quando uno è un bel uomo, via, c'è da fare.
Allora, vediamo cosa sta succedendo qua. Stiamo allestendo, preparando. Qui c'è la costumista che si occupa di Giovanni. Un saluto agli amici a casa, dite tutti Adidas. Andre, come siamo messi qui con l'audio? Tutto grande alla grande? Perfetto. Come stai, Chiari? Benissimo. Linda? Benissimo. I miei protagonisti come stanno? Tutto bene. Tutto bene. Molto bene. Ah, vedi, vedi come è pronto lui. Oh, quando arriva la camera, tac! Fantastico, sono arrivati anche i cavalli. Allora, i cavalli ci sono, ma facevamo un western, cos'è che facevamo? Ancora volano i cavalli. Come va, Joe? Tutto bene, per i social tutto bene. Per i social, per il resto. Per il resto ci arrangiamo. Oh, l'entusiasmo, raga. Cioè, ci manca il pezzo fuori. Non ho capito, esatto. Cioè. Niente, sono timidi, sono timidi. Io ho già salutato, va tutto a posto, ha fatto a battuta. Esatto. Fatto. Sono in regola, sono in regola. Questo è il set di oggi. Bravi ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Grandi. Vai, vai, vai da questo lato. Vai. È una bella giornata. Di nuovo a Pesaro, giriamo qualche... In gergo tecnico si chiamano fegatelli, poi un giorno magari per chi non è del settore vi spiegherò cosa sono i fegatelli. Ma più che altro, al di là del fatto che siamo a Pesaro, volevo farvi vedere questo cielo, che è una cosa meravigliosa oggi, ragazzi, guardate che storia. Meraviglia, meraviglia. E niente, un saluto dal reparto psichiatrico. Ora le riportiamo in clinica. Buona serata. Sei entrato veramente, ma non solo, nella storia, guarda, guarda. Con quale spavalderia per le strade di Pesaro ti fai sta camera car. Sai che da dietro sembri Michael Bay, Jackie? Chi è? Come chi è? Il regista di... di cosa, Lido? Lo spot dell'Amplifon. Ah, di Harry Potter. Ok. 74-1. Perfetto. Ok, questa è una scena molto particolare. Lasciala andare così, guarda che bella che è questa inquadratura. Perfetto. Stiamo registrando, ragazzi, una scena molto molto toccante del film. Bravissime. Bravissime. Guarda che poesia. Azione! Ma sei impazzita? Ma chi ti ha preso? Ma tu riconosci le reali intenzioni di quell'uomo? Ma lo sai chi è? Non sai niente su lui, Joe! Quindi io non posso conoscere persone nuove? Sì, ma non un vecchio! Chissà che cosa vuole da te poi, eh? Ma cosa stai dicendo? È un bravo uomo! Certo. È un giornalista! Per me potrebbe essere anche il Papa, ma se io non lo conosco, tu col cazzo che ci esci! Quindi se tu non conosci i miei amici, io non posso uscirci! Ma non lo sai che le persone vogliono sempre qualcosa in cambio? Eh? Se ti succede qualcosa, io che faccio? Marta, io ho 23 anni. Posso decidere da sola con chi uscire e con chi no. Tu sei fuori dal mondo, Joe. Certo, perché mi fai vivere sotto questa campana di vetro. Quindi come puoi pretendere che io lo possa conoscere? Io non sono più una bambina. Posso decidere da sola. Davvero? Ma vaffanculo, Marta. No, Joe, scusami. Dai, non volevo, Giorgia. Scusa. Cioè, questa cosa è inimmaginabile. C'è Balla che sta facendo la videochiamata con un meccanico in Senegal per sistemare la macchina che si è fermata a Gallo Petria. Buongiorno, amici di Pesaro, Rimini e tutta l'Emilia Romagna. E come stai, Giorgi? Bravissima, grande. Allora, ragazzi, siamo qui con la truccatrice che sta cercando di ricreare i capelli che non ha Italo. Però ci stiamo riuscendo, dai, ci stiamo riuscendo. Come stai, caro? Grande. Facciamo un saluto a Boris, per piacere, a tutti quanti. Boris, dove sei? Cazzo di cani! Ma qui non è soltanto film, è anche compleanni! Tanti auguri! Brava, Giorgi! Tanti auguri sul set, yeah! Bene, i tuoi 64 anni li porti da Dio, veramente, quindi perfetto. Allora, tua sorellina, tanti auguri. Sì, auguri, grazie Giorgia dei dolcetti. Sì, Giorgia, grazie dei dolci. Tutti, sì, tutti felici, facce felici, Francis.
Abbiamo qua anche il produttore esecutivo. Sei stabile? Instabile. È instabile lui. Lui è instabile. È veramente instabile. Bravi ragazzi, bravissimi, bravissimi. Ce la siamo studiata. Lei. So, siete fantastici. Abbiamo un regista così, scusami, ci siamo diretti a bacchetta. Stavo leggendo il mio articolo, è uscito oggi. Ah, peccato che lo dovevo leggere prima che andasse in stampa. Perché se io l'avessi letto, non ci sarebbe andato in stampa un articolo così idiota. Scoop, stanno girando un film a Pesaro, ma chi se ne frega? Ma appunto, proprio perché era irrilevante, ho pensato di non sottoporti. Ma anche i lettori hanno pensato che era irrilevante. E io penso che sia irrilevante che tu continui a scrivere. Oh. Infatti ti devo cucire i ditini. Scegli. Questo o questo? Ma devo scegliere davvero? Ma certo! Allora qui. Oh, va bene, vieni qua. Dammi no, il dito. Ma dammi il dito. No, aspetta, hai scelto questo. No, ma sei impazzita. Ma. Aio, aia! Non sei male. Fai fermo! Aio! E lasciati fare! Aio! Aio! Prende. Dai, pronti ragazzi, pronti! Forza, forza! Dai, fuochi su Italo! Bastate? Curva sud, curva nord. 3, 2, 1, azione! Forse possiamo battere cose stamattina alle 10 di tempo. Se ci crediamo ce la possiamo fare. Geniale. Stop. Il principe Carlo. Ma non hai l'ombrello? Ti fai portare in giro da un van. E il problema non c'è, vero Francis? C'è anche Mary Poppins. Come stai, cara? Sta a posto, molto comoda. Chiari, dove sei col Chuck? Che io, siamo già al take 2, siamo. No, non è una foto, è un video. È un video. È un video, ok. Sono diverse, dimmi quella buona. Appunto, cioè, se no qui sembriamo una coppia di tre. Io volevo salutare la Giorgina. Giorgina, io ti aspettavo qua. Io sono venuto qua perché volevo vedere Giorgina, mi vedo questi due qua, secondo te è normale Giorgina che io debba stare con questi e tu non ci sei con me? Ti pare normale? Normale, Giorgio. Vabbè, allora un'altra volta però devi venire, ci conto. Devo ripartire da te, vedi, alla fine. Stasera stiamo girando praticamente in un posto che sembra Cinecittà. Abbiamo una scena molto drammatica da girare. Come stai, Rosy? E niente, scena molto drammatica da girare. Vediamo un attimino com'è la situazione. Così. Perfetto. Sei pronta col Chuck? No. Dai. Tu sei la sua allora? I just assumed I'd play the part. Keeping you in the right direction. No matter how your confidence may fall, I'll be here as your foundation. And I say, hey, yo, just let it go. Your struggle.